HPC è un'impresa specializzata nel raffreddamento a liquido per immersione per data center, server, workstation, supercalcolatori, cluster e sistemi per videogiochi. Offre una soluzione silenziosa per raffreddare che consente di risparmiare energia, tagliare sensibilmente i costi di gestione, risparmiare spazio, aumentando la densità di calcolo e migliorando l'affidabilità. Per i protagonisti, THPC Bologna. Che cos'è THPC? THPC è una soluzione ecologica per il raffreddamento di grossi sistemi di supercalcolo sia per il videogioco che high performance computer nel data center. Lo facciamo in una maniera totalmente ecologica, siamo stati molto attenti all'ambiente perché usiamo tutti i materiali che possono essere riciclati a fine carriera. In sostanza cosa facciamo? Prendiamo i computer, li spogliamo, tiriamo via tutte le parti meccaniche e letteralmente li immergiamo nel nostro biofluido. Quindi un progetto che ha un intento e un impatto anche di natura sociale? Soprattutto sì, questo ci ha permesso di entrare nell'acceleratore del Climate Kick 2016, siamo stati accelerati da loro. La progettazione, proprio lo sviluppo, è nata proprio guardando anche l'impatto che hanno questi data center. Per esempio, come ho detto prima nel pitch, il 3% del consumo di energia elettrica globale è utilizzata solo dai data center. Con il nostro sistema riusciamo a dare un taglio del 70%, quindi un 3% del consumo globale di energia lo possiamo trasformare, se fosse applicata la nostra tecnologia a livello globale, a uno 0,9. Dal punto di vista della nascita del progetto, come sei arrivato tu, Mirko, o magari il tuo team a questa idea? Allora, la nostra idea è nata proprio per un'esigenza tecnica. Dovevamo portare un mini cluster dentro un laboratorio per fare dei test e il nostro cluster assorbiva letteralmente la stessa corrente nominale che aveva bisogno il laboratorio per andare avanti. Nonché c'era il grosso problema del rumore di queste macchine, che sono molto numerose, più si sale con la potenza e più diventano rumorose, e quindi dovevamo trovare una soluzione. Ci siamo ingegnati e ci siamo riusciti, l'abbiamo voluta validare nel tempo, ci siamo autofinanziati, siamo arrivati a un progetto stabile, tant'è vero che siamo riusciti a mettere una macchina in fase di test in produzione in un importante centro di supercalcolo italiano, e speriamo a fine anno di far uscire questa pubblicazione scientifica con loro e presentare il nostro prodotto per l'HPC Data Center. Dal punto di vista commerciale e di marketing, chi sono, diciamo, i potenziali utenti o quelli che credete possano esserlo? Noi adesso stiamo partendo perché le cose si sono evolute prima per questo settore del gaming, cioè macchine, supercalcolatori da gioco, perché c'è questo forte incremento della realtà virtuale, questa nuova tecnologia 360 dove si innesca anche un discorso di audio all'interno dell'esperienza virtuale, quindi le macchine hanno bisogno di essere veramente silenziose. La nostra tecnologia permette questo e quindi è un pochettino più facile per noi fare un kit per queste macchine, meno ingombranti, meno esose, un pochettino più piccole, e ci ha permesso di arrivare prima a un MVP stabile e testarlo, tant'è vero che siamo in contatto con un'importante azienda produttrice di schede madri e schede video e stiamo allestendo il test finale per la validazione e iniziare a prendere i primi early adopter, come si dice in termini startupari. Finora i clienti vi hanno dato, quali sono state le reazioni rispetto a qualche cosa che in realtà, come dire, assolve la stessa funzione ma si presenta in maniera probabilmente completamente diversa, no? Beh, diciamo, da questi giocatori estremi l'impatto è molto minore, perché sono già abituati a modificarsi le macchine, a lavorarci sopra, a modificarsele. Non sono preoccupati, diciamo, del custom. L'altra tipologia di utente invece ci hanno creato un grosso scoglio da affrontare, che lo stiamo risolvendo adesso proprio con questo accordo con questa casa produttrice di schede madri, per estendere la validazione della garanzia. Quello è stato il nostro grosso scoglio. Perché era uno dei temi che il cliente che aveva poneva. Paura. Uh-huh. Cioè, immergo il computer nel tuo liquido di elettrico, cosa mi succede? Certo. Guerre stellari? No, assolutamente no. Anzi, funziona tutto, mancava questo accordo prettamente commerciale, cioè fare un test, abbiamo validazione, un importante centro di supercalcolo, figurarci se non ci stendiamo una referenza importante, insomma, da dare.
Dal punto di vista manageriale, quali sono state le criticità, quindi i problemi da affrontare? A livello manageriale, diciamo prettamente manageriale economico, tantissime, perché noi siamo tutti dei tecnici, cioè siamo esperti nei nostri settori di competenza. Siamo cresciuti piano piano sul campo, prendendo tante porte chiuse e sbattendo la testa a destra e a manca. Stiamo ancora cercando una persona di riferimento che ci aiuti all'interno e stiamo andando avanti con il nostro passo, diciamo così. Perfetto. Grazie mille Mirko, complimenti. Grazie a te, grazie.